Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video di Mister SCP. Oggi parleremo dell'SCP 844, chiamato anche Piagnu Colonna. Cassa dell'oggetto safe, una fod SCP-844 nel sito originale del recupero. Poi c'è due specie di contenimento. SCP-844 è attualmente contenuto nel sito. SCP-844 deve essere ospitato in una stanza ben illuminata di misura 6 per 6 metri, provvista di un bovino a mese seguendo il grafico di nutrizione. 844-1. Ogni mese SCP-844 deve essere ridotto di dimensioni da due uomini del personale cassetti muniti di un paio di caccia Qualsiasi membro del personale voglia introdursi nella camera di contenimento deve indossare una tuta protettiva per prevenire danni fisici o la morte. Descrizione. SCP-844 è una massa amorfa composta principalmente di ossa umane. Una grande quantità di polvere è nella forma di fungo luminescente, di colore rosso. SCP-844 sembra preferire ambienti bui e caldi con una minima presenza umana quando non sta cacciando o si sta scibando. SCP-844 è un predatore molto propenso allo spostamento, avendo dimostrato l'abilità di nascondersi dai suoi aggressori muovendosi attraverso muri e soffitti, ha un metodo particolare di caccia che indica delle tecniche di addescamento che ha evitato di utilizzare da quando è arrivato, sotto la custodia della Fondazione. Anche se all'arrivo ho tentato di utilizzare il bovino fornito ai vari ricercatori nelle vicinanze, durante la caccia SCP-844 inizialmente tenta di addescare un bersaglio umano, principalmente compreso da una letta di 6-12 anni, in una zona piuttosto appartata. SCP-844 faccio lasciare una scelta di una sostanza liquida, e di, di colore rosso durante la caccia che coagulerà velocemente in una massa commestibile, semisolida, l'area in cui la vittima è attirata assolutamente di facile accesso e con una minima presenza di traffico. Una volta lì, SCP-844 si stabilirà in una zona poco illuminata e usando un certo numero di punte uncinate depositate nella sua stessa massa intrappolerà la vittima. A quel punto SCP-844 userà una varietà di metodi fisici per indurre la sua vittima ad urlare di dolore. In primo luogo punta a questo obiettivo, utilizzando ossa appuntite che costituiscono una parte della sua massa. Durante il processo SCP-854 farà molta attenzione a infliggere ferite non fatali, così che la vittima possa essere utilizzata in future sessioni di caccia. In genere un individuo si avvicinerà per investigare sulle urla, momenti in cui SCP-854 attaccherà. L'assalto di solito è rapido e dolore dato che SCP-844 questa volta punterà principalmente al collo o alla testa. A quel punto SCP-844 estrarrà e assorbirà le ossa della vittima al suo interno. Durante il suo contenimento, SCP-844 è stato osservato mentre si riposava, tentando di danneggiare le luci della sua camera di contenimento mentre affilava le ossa assorbite sulle pareti della stanza. Se il video ti è piaciuto, ti invito a lasciare un bel mi piace e di continuare a seguire la serie. Per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima!